Treadwell lived among the grizzly bears in the Alaskan wilderness. Grizzly Man. Herzog veste i panni del documentarista ed esplora la vita di Tim Treadwell, l'uomo che voleva farsi orso e finì divorato da un grizzly. I'm here with one of my favorite bears. It's Mr. Chocolate. Hey, Mr. Chocolate. He's been with me for over a decade, and he's been my good friend. Oh, he's a big bear. He's a big bear. A very big bear. Wow. When you spend a lot of time with bears day after day, there's a calling that makes you want to come in and spend more time in the world. Expedition 2001. I came here and protected the animals as best I could. In fact, I'm the only protection for these animals out here. Animals rule. Vita di un romantico idealista che perse il contatto coi suoi simili e si immerse nell'immenso paesaggio panico dell'Alaska. I think he had lost sight of what was really going on, or he got what he was asking for, he got what he deserved. Come here and try to do what I do, you will die here. We need more rain. Treadwell cercava un appiglio per la sua disperazione nella natura, e la natura crudele lo ha abbandonato al suo destino. Now the longhorns are gone, and the drovers are gone, the Comanches are gone. This is my life, this is what I do. Da che schianto? Bibliotecaria rigidina fuori. La mia ex super ragazza, Uma Thurman G-Girl, una ragazza dotata di superpoteri sotto e fuori delle lenzuola. Ma per il suo uomo è troppo e decide di lasciarla. Ok. Se pensavate che lasciarsi non fosse facile? Brutto verme! Guardo le palle! Col cuore a pezzi, la donna d'acciaio perde anche la testa. G-Girl non si consola facendo shopping. Ma sorella, e come? Scusa, come mi hai chiamata? Uma Thurman. Ok, ascoltami. Stai mano nella mano. Una commedia sentimentale, demenziale e supereroica. Soprattutto per lo spettatore che se la sorbisce dall'inizio alla fine. Non sai quanto te ne pentirai. Oh, è quello che dicono tutte. Grazie, ogni colore di rosa ha un significato diverso. La rossa è passione o amore. Ma tranquillo, non penso mica che mi stai dicendo che mi ami. Forse un giorno, o forse mai, chi può dirlo? Che succede? La prima impressione su Gianni era quella giusta. E queste? È un tantino troppo esigente, gelosa, dispotica. Che tripletta, perfetto. Una pazza scatenata. Arrivederci alla prossima settimana con visioni top and flop, il meglio e il peggio al cinema in DVD.